e la vista è qualcosa di spettacolare, eh? Sono uscito in una maniera di arbusto, andatela a comprare! Link in descrizione. Uè funghetti, come state? Io sono Mino e vi do il benvenuto nella Red 3. E quando la zalea viene su, la poposcia scende giù, da 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 da. Oh, salve, salve, ben ritrovati nel bellissimo mondo della Red Crypt. Io sono Mino e vi do il benvenuto in questo nuovo episodio. Sto prendendo un po' di materiali perché servono tante azalee alle avese e quindi sono qua a farmarle alla buona e vecchia maniera. A mano, tutta a mano. Si va alla Pandora's Mode, ovvero tutta a mano. Un po' di sano dissing, dai. E i più attenti di voi l'hanno già vista. Dietro l'albero che sta per cascare, popò! Guardate laggiù cosa c'è. Finalmente, ragazzi, è arrivata. È arrivata la villa. La villa del signor Mino. Finalmente la casa mia. Casa mia. Finalmente è arrivata. Finalmente, ho finito di dire finalmente. Finalmente, vabbè, ancora un'altra. Finalmente, lo continuo a dire. Finalmente, 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 finalmente. Che non ce la faccio più. Chi è che ha messo i binest qua? Che ora, ok, ora lo, si banna qualcuno, va bene? Chi ha messo i binest nella shulker? Vediamolo, ora lo scopriamo. Vediamo un po', Vediamo un po' chi va in ripescaggio. È beccato! Eccolo un altro, guardali, guarda come scappano tutti, maledetti! Ma andiamo avanti con il video, ecco qua ragazzi, dall'alto possiamo notare, io volo laggiù, intanto mi giro con la free camera, eccola qua ragazzi, la villa, scusate per le shulker che ci sono in giro, ma purtroppo servono per un altro progetto che stiamo facendo. Vediamo un po' se mi fermo qua su, proviamo con le shaders, ce l'abbiamo! E beh, andiamo a vedere dentro com'è. Oh, al momento, come vedete, è un po' spoglia. È un po' spoglia, ma perché voglio costruirla in live insieme a voi. Vi spiego bene com'è divisa la villa. La villa è divisa in tre stanze per piano. Qui sotto c'è il salone principale. Come vedete, laggiù ci sono dei passaggi segreti che dovrò... No! Dicevo, ci saranno dei passaggi segreti che verranno tappati da dei quadri. E questo è il salone principale, dove ci metterò un bel tavolo con anche un bel tappeto sotto, diciamo a stile Mignuzzo. Lì prenderò molto spunto da Mignuzzo e mi farò aiutare anche da lui per abbellire questa villa che ancora non ha visto lui, Mi sa che nessuno ha visto. Ora porterò tutti i membri della Redcraft a fare un bellissimo giro, a breve. Poi... E che cosa succede? Oh, e me, oh, Ciruzzo ha preso il blocco. Oh, vabbè, ci penserò dopo. Andiamo avanti, questa è un'altra stanza. Potrebbe essere, non so, la cucina. Non lo so, devo vedere. Vi faccio vedere l'ultima stanza che comunque è uguale all'ultima che avete visto. Però come avete ben intuito, sarà pieno di passaggi segreti. Come vedete qua, fra le stanze ci sono dei piccolissimi corridoi che ovviamente passano anche... nel sottoscala dove c'è appunto il passaggio principale, il corridoio principale. Ho voluto mettere questi passaggi segreti perché vorrò fare tantissimi passaggi segreti che portano anche sotto la casa. Ad esempio qua poi dopo vorrò fare una cosa che porta sotto e qui farò altre stanze, altre posso dire nascondigli / giochi. Non, ora poi vedrete, è difficile da spiegare ragazzi, ma poi vedrete tutto più avanti. Andando al secondo piano vi faccio vedere, ora passando dal corridoio, quello è il corridoio del pian terreno, questo è il corridoio del primo piano e qua iniziamo, vedete, a arrivare o al sottoscala che porta ad altre stanze oppure si va ancora più su al secondo piano. Il primo piano è composto, ripeto, da tre stanze che sono appunto l'entrata delle scale oppure il salone principale che non è un salone ma è la stanza da letto, ragazzi. Questa è la stanza da letto che dovrò metterci appunto un letto a baldacchino. Vedrò poi come farlo. Anche questo me lo farò molto molto antico come ho fatto la villa. E devo essere sincero, la villa è venuta molto molto bene. Guardate lì che vista, ragazzi. Ora a parte, ripeto, le shulker che poi le vedremo, ma guardate lì che vista. Qui sotto sarà come laggiù pieno di vegetazione. Questo paesaggio sarà la cosa secondo me più bella che io abbia mai fatto. Qui abbiamo un sottoscala, che poi fa al secondo piano e vedete qua che è ancora tutto molto sobrio, non c'è niente. Ho semplicemente costruito la villa, qui ho messo i quadri tanto per mettere,
tanto poi sarà così. E anche qua dietro, vedete, ci sono i passaggi segreti che portano giù. Da giù non si notano, ci sono passaggi segreti ovunque, anche qua, per andare da quest'altra parte, ci sono tutti i passaggi segreti, anche qua. Qui si va al primo piano, quindi anche questo nascosto non l'avevate visto prima, quindi se non alzi gli occhi non lo vedi, se non ve lo dicevo io non lo vedevate. E invece qua si va alla torre, qui si va nel balcone principale, dove vedi tutto, e vabbè ragazzi, la vista è qualcosa di spettacolare, eh? Bello, mi piace un casino, la vista è fantastica. Però andando su, si comincia a salire, qua ci si divide, molto belline le scaline, e poi qua si va, come vedete, eccoci qua, aiuto, aspetta, ok, ci passo, qui scale, e si va sopra, alla torre, ragazzi. Eccomi qua, siamo arrivati alla torre, ho fatto davvero dei passaggi assurdi, anche perché qua è molto carino arrivare fino a sopra, oppure in qualunque posto tu atterri nella casa, c'è sempre un passaggio che ti porta al piano terreno. Un passaggio segreto, anzi per andare sopra mi sa che sono tutti passaggi segreti. E con sopra, ragazzi, intendo la terrazza. La terrazza è esattamente appunto quella terrazza laggiù che avete visto e vi farò vedere ora da vicino. Ci si arriva solamente da passaggio segreto. Infatti se ora noi si torna giù e ripasso da qua, ma non dalle scale, da questo passaggio che poi sarà nascosto da un quadro. Eccolo qua, vedete? Scala e si va esattamente qua giù. E qua giù ovviamente vorrò fare, ora ci metterò un po' più di tavolini, ecco, ci faremo un po' le riunioni. Guardate lì che bello. Cerco casa disperatamente, forza signori, quanto la pagate? Fatemi sapere nei commenti quanto paghereste tutta questa villa. Poi con la Blackstone, la Deep Slate, come base è davvero davvero bello. Devo davvero abbellirla e ovviamente mi serve anche il vostro aiuto, quindi commentate sotto, voglio sapere in ogni stanza cosa ci mettereste. Andiamo da una stanza, facciamo così, iniziamo da una stanza e poi piano piano andiamo avanti con i commenti, ok? Perché già ora bisogna andare a mettere l'arbusto, andiamo a vedere chi è il migliore della scorsa puntata e iniziamo, ragazzi, iniziamo da questa, la stanza, datemi consigli per la stanza che è alla nostra destra. Iniziamo da questa qui, la nostra destra, qua. Questa stanza qui, cosa ci mettiamo? Io prima ho detto cucina, però non lo so. Ditemi anche voi, ragazzi, cosa ne pensate. Sotto, a chi tocca, nei commenti, vediamo un po' chi vince. Da anche qua il consiglio più bello. Andando di qua, ho già fatto posto ai passaggi, perché qua, come vedete fuori, anche qua voglio mettere un po' di vasi, poi vediamo. Anche qua ho messo un passaggio che poi porterà al viottolino, che poi porta sia a casa di Ila che a casa laggiù di Fonta. E invece dall'altra parte, se lo percorriamo tutto, porta anche qua a un viottolino che ora non c'è, ma allungherò quello laggiù che porta alla casa Hobbit, quindi andrà fino qua, quindi un viottolino va verso la villa, e l'altro invece andrà avanti, perché qua, come vedete laggiù, eccolo, prima ci siamo passati, non l'ho spiegato, ma ho iniziato ad abbellire con il Warped anche l'altra parte del mondo. Il team rosa col colore azzurro, il team rosa col colore azzurro, si sta allargando. Piano piano inizierà a prendere tutto. Vediamo un po' dall'alto come viene. E beh, iniziamo. Spoiler qua, spoiler, ma sarà per il prossimo episodio. Passiamo al momento più importante della giornata. Il vincitore, colui che ha dato il posto più bello e creativo di dove fare un arbusto, è stato Mattia, che ha detto di fare un arbusto sottosopra, sopra i maiali, nel castello di Mignuzzo. E beh, allora andiamo, E senza te non posso stare perché non ho niente. Che ne pensi, Minuzzo? Com'è che canto? No, dai, Minuzzo, via. Ora, va bene tutto, però cioè, può anche essere abbastanza carino a rispondere, no? Dai, dimmi, Minuzzo, cos'è che ti piace? Mi piacciono le vecchie. Ah, vabbè, quelle sono gusti, dai, va bene, ok. Non dico nulla io. Oh, eccoci qua, ragazzi. Allora, bisogna fare un arbusto esattamente. Non credo che lo noti, ragazzi, non credo che lo noti. Gnuzzo, che ne pensi? A me piace l'arbusto. Oh, vabbè, dai, allora perfetto, a posto, meno male. Grazie, Gnuzzo, grazie. Visto che avete già commentato per la villa, cosa fare nella stanza, datemi dei consigli su cosa fare nella stanza che vi ho indicato. Ora, invece, dovete dire, come in ogni episodio, dove fare il prossimo arbusto. Vediamo chi vince, vediamo chi dà
il posto più bello e creativo. Ragazzi, in questo mescolamento di colori, in questa visione bellissima della Redcraft, dove non vanno, a meno male sta ripartendo, dicevo, dove ora va tutto, da Mino è tutto, noi ci vediamo al prossimo episodio, ma io volevo andare a casa e la casa mia è laggiù dietro, ma perché? Perché non capisco dove vado a casa mia? È da un anno, fra pochino, che siamo qua, da Mino è tutto, lì nello studio. Ciao ragazzi. E io vado a sistemare un po' il bioma.